Radio Lombardia. Ben trovati di notte su Live Social. Anche questa notte le storie di chi lavora e si racconta alla radio. Tutte queste storie su Live Social. Amici di Live Social, buonasera e ben ritrovati qui su Radio Lombardia. Continua la nostra nottata insieme e qui c'è in nostra compagnia il nostro prossimo ospite, ovviamente lui è Romano Baratta. Buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti. Allora Romano, oggi con te parleremo di luce, giusto? Perché tu sei lighting designer. Sì. Che cos'è un lighting designer innanzitutto? Partiamo un po' dalle basi della tua professione. Sì, è un progettista che si occupa di illuminare lo spazio, la luce nello spazio, quindi nell'ambiente, quindi non oggetto lampada, quindi non la lampada in sé come design, ma la luce nello spazio, quindi come vediamo gli spazi illuminati. Insomma, progettare un po' come si andrà a propagare la luce all'interno di uno spazio. Ok, ma tu lavori nell'ambito privato, partiamo da questo, no? Sì, no, ma anche con amministrazioni, quindi sia privato che pubblico. Sì. Perfetto. E in che cosa, in che contesti ti muovi in queste due realtà? Sì, allora con i privati naturalmente mi occupo dal residenziale a lavori per aziende, quindi dell'industriale, uffici e tutto ciò che riguarda l'ambito commerciale, quindi anche negozi. Ecco, magari il negozio ha un occhio un po' più, diciamo, artistico barra di marketing, no? Sì, beh, sui negozi facciamo attenzione a dare un aspetto di studio della luce che vada a far sì che il cliente possa essere indirizzato in modo giusto, certo, verso i prodotti che vengono esposti, quindi c'è anche un aspetto di percezione visiva, sì, e di psicologia della luce. Sì. C'è uno studio un po' più approfondito in questo, sì, senso, sì, forse, sì, sì, no? Sì. E in casa magari invece si cerca di creare un clima un po' più rilassante. Sì, più, no? Sì, in un ambito domestico è necessario far sì che la luce sia accogliente, come dicevi, rilassante, quindi permettere alle persone di vivere nel modo migliore l'ambiente proprio focolare. Certo, sennò poi uno tende alla schizofrenia, non c'è proprio, sì, con la luce sbagliata. La luce fredda è quello che non dovrebbe esserci in casa. È vero, ma l'intensità, il calore di una luce comunque influisce molto anche sullo stato d'animo, no? Sì. Su tante cose. Sì. Quindi in realtà come viene costruita l'illuminazione di un ambiente è un discorso molto importante, no? Sì. Diciamo che in un ambito domestico la luce è tendenzialmente calda perché è anche una questione di un retaggio antropologico dove, okay, per millenni abbiamo avuto la luce calda del fuoco fino all'Ottocento e quindi luogo in domestico luce calda, tutto ciò che è fuori è luce fredda e quindi un luogo meno sicuro, quindi, certo, c'è questa relazione antropologia-psicologia della luce per le persone. Perfetto, ma senti Romano, un altro discorso, tu fai anche delle installazioni diciamo un po' più artistiche, no? Sì, mi occupo di light art, quindi di installazioni sia di arte contemporanea con la luce, ma anche di eventi, quindi dove la luce è scenografia, è spettacolo, è un modo per comunicare un evento, mm-hmm, oppure un'azienda, potrebbe essere in questo caso un evento che fanno sfruttare questo medium, sì, per proporsi. E in questo contesto come diventa il tuo lavoro? A cosa devi fare attenzione invece? Ma in questo caso, essendo solitamente lavori temporanei, si fa attenzione più all'aspetto percettivo e visivo e meno quello funzionale, naturalmente, perché, certo, deve essere più spettacolare e meno utile, diciamo. Certo, deve avere un impatto che è breve, non, sì, è come una casa che rimarrà lì per chissà quanto, sì, tempo, no? Quindi si lavora naturalmente in un modo tale che la luce, soprattutto anche l'utilizzo del colore, mm-hmm, come faccio io, possa emozionare lo spettatore, insomma. Certo. Tra l'altro mi devi spiegare perché parliamo di luce, parliamo di colori, illuminazioni, caldo, freddo e tu sei venuto qua vestito di nero. Ma a me piace vestirmi di... Cioè a me mi vesto anche colorato. È una coincidenza. Inizialmente lo faccio per comodità. È che fuori fa freddo e quindi... Sì. Giustamente. Va bene Romano, allora tu hai un sito internet che è www.romanobaratta.com, sì, giusto? Che cosa ci troviamo lì? Ma c'è la presentazione del mio studio, di cosa facciamo, dei progetti che abbiamo fatto, naturalmente una selezione e anche di modo di come lavoriamo, quindi concept dei progetti sono stati presentati sul sito proprio per far vedere il nostro modo di operare. Certo. Possiamo seguirti anche sui social, Romano Baratta, il tuo profilo Instagram, l'immagine è importante nel, sì, tuo lavoro, beh, no?
veramente la, cerchiamo di curare la, le immagini che mettiamo sui nostri profili, sui social, per far vedere anche quello che facciamo. Chiaro. C'è quindi una necessità anche da un punto di vista fotografico qui, no? Sì, beh, per i progetti che facciamo poi viene fatta alla fine, quando vengono realizzati, delle fotografie, quindi per sia la documentazione nostra, ma anche per pubblicizzare, certo, per far vedere insomma, cosa abbiamo fatto, che bello. Anche perché la, uno degli elementi chiave della fotografia è proprio la luce. Romano Baratta Lighting Studio è la tua pagina Facebook, possiamo contattarti all'indirizzo mail studio@romanobaratta.com o al numero di telefono che è il 329-7946-003. Giusto? Ma fisicamente dov'è che ti troviamo, Romano? Ma il mio studio abbiamo, ce l'abbiamo a Gallarate, poi fra un annetto ci spostiamo anche a Novara. Perfetto. Vicino a Novara, quindi insomma a Gallarate mi trovate. A Gallarate in via Pecoraro 26, possiamo venirti a trovare lì. Romano, io ti ringrazio di averci fatto compagnia, vuoi aggiungere qualcos'altro prima di salutarci? Ma niente, volevo dire che per me la luce, oltre che essere una passione, è un modo per emozionare, di farsi di esprimere nelle persone un momento di magia, diciamo. Certo. E allora io ti ringrazio di averci fatto compagnia, ti auguro una buona serata. Grazie a tutti, buona serata a te e a tutti i nostri ascoltatori. E allora, Live Social disse luce e luce fu, restate con noi su Radio Lombardia, la frequenza 100.3. Fra pochissimo vi portiamo un'altra luminosissima intervista da non perdere.